Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Io sono Jenny e in questo video voglio farvi vedere come ho realizzato la mia spada di Erza in polistirene. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno fatto una piccola donazione sul mio Ko-fi perché questo costume è stato sponsorizzato interamente da voi grazie alle vostre donazioni. Quindi spero che questo video vi sia utile e buona visione. Per creare il cartamodello della mia spada, creo in Photoshop un nuovo foglio in centimetri mettendo le misure della mia spada e ci incollo sopra un'immagine che ho trovato su internet. La vado a ridimensionare delle dimensioni che mi servono e la salvo in PDF. La apro poi in Adobe Acrobat Reader, che è un lettore solamente di PDF, e la vado a stampare selezionando la modalità poster. Mi stamperà tutto il cartamodello a grandezza naturale in tanti fogli che poi andrò ad incollare insieme con un po' di scotch. Il materiale che vado a usare è questa lastra di polistirene molto densa da 5 cm. Prendo il mio cartamodello e inizio a ricalcarlo per poi andarlo a ritagliare con un seghetto elettrico che mi aiuta a tagliarlo in modo più preciso. Se voi non lo avete, non preoccupatevi, potete tagliare benissimo con un normalissimo taglierino. Io ce l'ho, mi aiuta a fare le cose più precise, quindi lo uso. Dopo aver segnato il centro della mia spada e tutte le varie smussature che devo andare a fare, vado a togliere il grosso con questo taglierino, senza che solia smussare e fare troppa polvere, tolgo, diciamo, l'eccesso di polistirene aiutandomi con il taglierino. Fate attenzione, vi prego, non seguire il mio esempio in questo video. Tagliate sempre con la lama nella direzione opposta alle vostre dita, altrimenti farete la mia fine. È stato bruttissimo, vi prego, non fatelo! Dopo aver tolto l'eccesso di polistirene, mi aiuto con la mia levigatrice palmare della Black & Decker con la carta vetrata 180, abbastanza dura, diciamo, e vado a levigare tutta la spada. All'interno ci faccio un buco con un semplice tubo di PVC e lo incollo con la colla a caldo. Si squaglia il polistirene? Sì, però diciamo che se la mettete bene all'interno senza farla uscire fuori e se avete abbastanza, diciamo, carne che non è sottilissimo, allora va bene, regge benissimo. Se invece state usando un pezzo molto sottile, allora ve la sconsiglio e vi consiglio invece di usare proprio la colla per polistirolo. Ci metterà circa una giornata ad asciugarsi, però almeno non rischiate che le parti troppo sottili si sciolgano. Questa che vedete, la Duraloid Coat Plast, è una resina indurente per polistirolo in due componenti, A e B. Il primo componente si presenta come una schiuma abbastanza pesante da girare, giratela bene prima di metterla in un bicchiere, e del componente B ne serve il 20% di A. Visto che io faccio schifo in matematica, prendo semplicemente il telefono, tipo mi è uscito 54 grammi di componente A, scrivo 20% di 54, mi è uscito 10,8 e quindi io del componente B vado a mettere 10,8. Mischio bene e passo sulla mia spada, sul mio pezzo di polistirene, quello che farete voi in caso, con un pennello che ha le setole, questa specie di setole di plastica. Non usate un pennello normale perché già questa resina normalmente si stende una schifezza, col pennello normale non ve lo dico proprio. Io vi consiglio di fare questa prima passata, lasciare asciugare un giorno e poi fare una seconda passata.
Per togliere la resina dal pennello dovete usare questo prodotto che è il diluente nitro. Io ne metto un po' in un barattolo di vetro e ci pulisco il pennello finché non esce pulito, poi dopo andate sotto il rubinetto con un po' di sapone e finite di sciacquarlo. Raga, siate intelligenti, non fate come me prima di passare la resina, cercate un posto dove far asciugare la spada. Io sinceramente non so come si stia mantenendo questa spada, però vabbè, a me si è asciugata in questa posizione. Quando la resina si sarà asciugata, la nostra spada sarà dura come il marmo e anche piena di colature. Raga, ma non vi preoccupate, le colature sono normalissime. Riprendete la levigatrice con la grana 80 molto pesante e andate a toglierle tutte. Mi dispiace, ma a mano non riuscirete mai a farlo perché sta resina è troppo dura. Compratevi sta levigatrice perché tanto costa, penso, una quarantina d'euro con tutti i ricambi e se la usate a lungo andare si può fare. Dove ho levigato e va tutto bene, è diventato opaco, dove invece c'è ancora abbastanza da grattare e ancora lucido dove c'è ancora la resina. Se come me avete grattato troppo togliendo anche la resina, come in questo caso, non vi preoccupate, andate a prendere questo semplicissimo stucco per muro, diciamo, io uso questo della K2, vado a fare tutti i rattoppi che devo fare e riprendo la mia levigatrice però con la grana più sottile, la 120 uso in questo caso, e vado a dare un'ultima passata, diciamo, più leggera per togliere tutti questi ritocchi che ho fatto. Dopo faccio 2-3 mani abbondanti di stucco spray. Io ho questa della Ambrosol, però non è che mi sono trovata tanto bene, se ve la devo consigliare proprio no. Io uso tutto della Duplicolor, non so perché in questo caso ho comprato questa di questa marca, forse non l'avrò trovata, boh. La mia spada in questo caso ha l'elsa che ha queste due piccole ali, quindi essendo piccoli i decori io semplicemente li vado a fare in foam e ce li attacco sopra. Amen, basta. Sulla lama, essendo una cosa rigida come primer, ho passato lo stucco spray, mentre sulle ali, che sono morbide di foam, passo il flexipaint leggermente diluito e poi una mano di full dip nero come base prima del colore. La spada la faccio prima tutta nera, la lama, colorando solamente la lama, la coloro solamente con le vernici acriliche normali in bomboletta. Faccio prima una base nera e poi una base argento, mentre le ali le coloro con l'aerografo. Voi se non lo avete potete usare anche gli acrilici a pennello, non è un problema. Non usate le bombolette acriliche sul foam perché si spacca tutto. Non fatelo, ok? Perché io l'ho fatto, sono scema e si è rotta tutta la spada. Io non l'ho registrato, però alla fine della colorazione ho passato un protettivo trasparente su tutta la spada ed è finita! Grazie per aver visto questo video, spero vi sia stato utile e ci tengo di nuovo a ringraziarvi per le vostre donazioni perché grazie a voi ho comprato i materiali per realizzare questa spada e di conseguenza questo tutorial. Per qualsiasi cosa basta che mi scrivete e niente, ciao ciao!